Bene, un'ultima variante che vi propongo sempre giocando con questi quadrati è quello di andare a creare più colonne. Per far questo vi propongo questo codice, ho messo in rosso e grassetto le parti che ho modificato. Sostanzialmente ho aggiunto due variabili x e y, andando a decidere dove deve iniziare la scrittura, la creazione di questi quadrati. Ho aggiunto un font size lato diviso 2, semplicemente perché, come vedremo, andremo a scrivere delle cifre superiori a 10 e mantenendo la stessa grandezza del lato, i numeri superiori a 10 andrebbero a eccedere la grandezza del quadrato. Dopodiché ho semplicemente modificato il codice prima aggiungendo un repeat 4 volte, quindi andremo a fare 4 colonne. E nella prima ripetizione ho aggiunto il comando che prima era esterno, che era position x, y, quindi andrà a prendere le due variabili definite sopra. Nella creazione ho spostato anche il comando di direzione della tartaruga, l'ho messa all'interno del secondo ciclo. E poi, terminato il ciclo interno, ho messo l'incremento della variabile x, mettendo semplicemente, come abbiamo fatto prima con i numeri, x uguale a x più 100, quindi il valore iniziale di x più 100, in modo tale da rispettare la grandezza del lato. E chiuso tutto con la classica parentesi, quindi chiudo il ciclo esterno e quindi light tarto. Diminuiamo lo zoom, facciamo anche così. Ho messo il foglio in orizzontale in modo tale che ci stiano tutte le colonne. Proviamo ad avviare il codice e vediamo cosa succede. Ecco qui i nostri quadrati con i numeri che vanno da 1 a 16.